Ma buonasera, buon mercoledì sera a tutti. Come state? State bene? State bene? Passato un buon mercoledì, bello caldo, bello afoso. Vabbè, afoso forse è un po' esagerato, però caldo. Da me sì, oggi ha fatto... mi ha fatto abbastanza caldo, siamo su massimo 27 gradi, che non sarà tanto per voi, ma per me sì, che sono abbastanza sensibile al caldo. No, sto un attimino guardando qui perché c'è scritto pioggia in avviso. Ok, mi piace, porta fresco, però non ti dice esattamente... bugia. Bugia palese, no, non c'è pioggia, non è prevista pioggia. Grazie mille MSN Meteo Previsioni. Bugia. Che giornata! Oggi ho fatto tanta roba, ho pulito il filtro del condizionatore, ho dovuto mettere a posto delle cose. Cos'altro ho fatto? Ah sì! Ho finalmente liberato la sedia, ho piegato un macello di cose, così adesso la sedia libera per varie attività, tipo sedermi, guardarla e basta. Semplicemente aspetta se... Semplicemente il ciclo è questo: riempi la sedia finché non ci sta più niente, trabocca la roba, la svuoti e poi di nuovo, in un ciclo, in un loop infinito. Quindi alla prossima volta, sedia. Intanto ho fatto il simbolo saluto militare. Allora. Inoltre i due episodi di ieri e l'altro ieri li ho già caricati, li ho soltanto renderli pubblici. Quindi mi sono anche portato avanti col lavoro, sono molto più tranquillo. Volume 20 va benissimo. Kingdom Hearts HD 1.5, 2.5, bla bla bla, 30. Molto croccante. Però Kingdom Hearts, cazzo, quanto ci vorrà per farlo? Cioè, tendo tutta la... mi dovrei prendere veramente almeno 4-5 mesi per solo Kingdom Hearts. E non so se posso. Allora, Fallout. Bevo un goccino d'acqua e incrociamo le dita e vediamo se si vede. Ok, si vede. Mi raccomando, quando bevete, va bene bere l'acqua fresca, ma non tutto di botto, sennò poi vi fa male. Bevete a sorsetti. Allora. Architetto dell'oscurità. Mi piace tantissimo. Architetto dell'oscurità. Allora. Ah sì, ieri sera ci hanno lasciati che avevo visto la... Sì, hai bisogno di qualcosa? Ti stavi per aggiudicare un proiettile in mezzo alla testa. Allora, dicevo, ieri ci siamo visti dove la Mothership. Va bene. E vediamo se oggi iniziamo il pit o domani. Adesso vediamo un pochino come va con papà. Moira? Ti tengo d'occhio. Anche io. Fa' attenzione, per favore. Non preoccuparti del fumo. Non è tossico. Cosa sai dell'android del Commonwealth? Hai sentito la cosiddetta registrazione androide? Sembra un uomo normale. Ecco un'altra copia di quel vecchio olonastro. Di certo è una truffa. Credo che abbiano spedito quei nastri a un sacco di gente. Soprattutto a chi come me si interessa di tecnologia. Magari gli androidi fossero reali. Ecco. Ok, involontariamente ho attivato un'altra quest, va bene. Sì, ci serve. Adoro. E
però non so se ho tanta roba da poter vendere a questo giro. E vabbè. Buona caccia. Qui scusa se ho buttato giù qualcosa. Vabbè, sentiamo questa copia. Stai ascoltando questa registrazione è perché ti considerano una persona affidabile. Spero che sia così, perché questa registrazione ci mette entrambi in pericolo. Sto fuggendo dal Commonwealth. Sono un androide, un uomo sintetico, uno schiavo. Gli uomini che mi danno la caccia sono spietati e non si fermeranno di fronte a nulla pur di recuperare la loro proprietà. Devo trovare un dottore nella zona contaminata che esegua una ricostruzione facciale. Ho bisogno anche di un vero esperto di computer. Ho bisogno che le mie memorie siano cancellate, la mia faccia modificata per avere un aspetto diverso. Ok, sì, si sente bassa. C'è questo androide che vuole scappare dai suoi proprietari e bababà. Allora, ci mettiamo a posto e andiamo da vedere dove è papà. Sembra che tu sia... ferita, signora, posso suggerirti di utilizzare la tua infermeria? A posto, mettiamo a posto quel rottame. 52. Sì, dai, va bene, dai, va bene, andiamo, via. Papà. E ovviamente diciamo che adesso, per chi ha un po' di esperienza, sa già cosa succederà. Perché teoricamente, se tu segui la quest principale del gioco, è la prima volta che lo incontri. Parlo del Behemoth. Quindi dovremo affrontare un Behemoth. In compagnia però questa volta, e mi fa ben sperare. Salve. Di merda. Teddy? Qualcuno ci teneva veramente a quell'orsacchiotto. Ah. Solo un'occhiettina veloce. E se entro qua dentro è la fine, quindi meglio continuare. C'è un altro... Amici!
No, non c'è niente. Mi ha gabbato il gioco, non c'era niente dentro. Me la sono presa. Ciao. Senti, non so chi sei, ma non sei di queste parti. I supermutanti hanno sopraffatto i nostri fratelli presso l'edificio della Galaxy News Radio e siamo diretti lì per dargli il nostro appoggio. Puoi aggregarti a noi se vuoi, ma tieni giù la testa e non prendere iniziative idiote. Grazie per l'aiuto, non pensavo che questo... Sono la sentinella Lions del Lions Pride. Sei con la confraternita d'acciaio? Niente paura, siamo dalla tua parte. Almeno spero. Adesso non ci sono molti posti sicuri fra le rovine, ma l'edificio della Galaxy News Radio è come un porto nella tempesta per noi. Purtroppo l'edificio è stato colpito duramente di recente. Noi siamo i suoi rinforzi. Quindi, se non hai altre domande, dobbiamo davvero muoverci. Va bene, andiamo. Grazie. Qual è la situazione? Buona. Jennings? Negativo. Un disperso che abbiamo raccolto. Quello che si è trovato in mezzo agli Aglis sulla 42esima. Benvenuto. Tutto a posto. Le solite esercitazioni. Redding? Fai tutto quel che ti dice il paladino Vargas e tieni la bocca chiusa. Vieni qui. Ovviamente la mia arma... La mia armatura e il mio elmo ringraziano per questa cosa che sto facendo. Direi di rifarci qualche steampack. Chi è che mi ha shottato? Ero full vita? Ero full vita? Giuro su Dio, pensavo di essere full vita, non stavo badando alla barra. Va bene, farò meno lo spavaldo. Come
qui siamo. Ero mezzo tentato di tirarmi anche uno, un Med. Salve. Un Med-X. Ma ho detto, vabbè, me lo tengo per il Behemoth, ma... Va bene. Fatto a cadere attraverso la ringhiera. Ma perché mi faccio queste domande? Sembra uno di quelli. Deve essere un turista. Senti, non so chi sei. Redin. Corriamo. Gentilmente non mi rubate l'exp. Sanguinano che è una bellezza. Uvi, anche io sanguino che è una bellezza. Ah, ecco perché, c'è un supremo. Due supremi. Ecco perché ero morto. Quelli supremi sono tosti. Allora, danni e resistenza danni. Tutto a posto qui fuori. C'è stato allarme. Chi altro? Conta sempre su mio padre per avere il meglio. Alle armi. Sei stato scemo, eh? Per
Perché il Fatman? No, 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 no. Noi vogliamo un bel lavoro di mano. Un bel lavoro di mano. Che fa bene. Beh, che volo. E adesso inizia l'epopea del loot. Muoio. Allora. A posto. Andiamo, vediamo se hanno qualcosa da bere in questo bergaio. No, teoricamente non ha superato il test il paladino Reddin, perché è morto come un pirla. Come una pirla. Femminuccia. Salve. Ecco, l'ho recuperato, felice. E tutto questo è colpa di papà. Quante belle cose che ci sono in giro. Qui di solito nascondono della robetta dentro, ma non a questo giro. A posto? A posto. Mamma mia. Peso, peso, peso. Abbiamo ancora un po' di spazio libero. Ottimo. Vediamo se c'è qualcosa di croccante. Va bene, apprezzo. E qua niente, quindi si vede di sotto. Opla. Banco non... Ah, ah, ah. È come c'è una birra. Questo armadietto e poi mi sa basta.
Basta così. Allora, Galaxy News Radio l'abbiamo trovata. Quindi io direi che posso tornare indietro a svuotarmi un goccino. Andiamo a Rivet City. Rivet City, che a parte il mercato e gli alloggi, non l'ho mai esplorata tutta all'esterno, perché non avevo un motivo di andare oltre. Hai deciso di dare un'occhiata al negozio, ma cucciolo. Se vuoi qualcosa, fammi un fischio. Ok. Merda. Dimmi chi hai. Ti prego. Cacca. È un piacere fare. Vabbè, troveremo un'armatura in giro. Posiamo e andiamo da papà. Andiamo da Treccani. Spero che oggi è tutto. Ah. Proceda bene per te, signora. Permesso. Merda, non ho venduto queste. A busta. Sì. Sembra sia tutto libero. Apri. Guarda che belli incazzuti. Bella roba, eh? Posso lootare qui? C'è qualcosa di interessante o... Invece dei maschietti non c'è nulla. Ok.
perfetto. A posto. Di qua. Ah, saliamo dall'altra, nell'altra ala. C'è qualche poveraccio morto? No. Dal Behemoth non c'era niente. Ok. Si va sopra. Permesso. Ruba tutto. Salve. Ciao. Oddio. Quella cosa era enorme. Un'armatura da combattimento? No. Niente armatura da combattimento. Ciao. Dov'è la signorina? Eccola qua. Ora tocca a me ringraziarti. Comunque l'area è sicura, quindi puoi parlare liberamente con Trecani se ne hai bisogno. Ha avuto una bella morte. Alla fine è l'unica cosa che conta. È stato stupido. Sicura. Sei in grado di badare a te stesso, lo ammetto. Ma non lasciamoci prendere dall'entusiasmo. Beh, la confraternita aveva bisogno di un avamposto sicuro e il tipo che gestisce la stazione radio che i supermutanti non gli mozzassero la testa. È una relazione reciprocamente vantaggiosa. Trecani è il responsabile. Mantiene in funzione la stazione praticamente da solo. Lui è... interessante, lo devo riconoscere. Babin. E qua non si può rubare nulla perché è tutto di Trecani, anche le lattine. Stronzo. Qui dove si va? Un'occhiata alla tua faccia dice tutto. Ti starai chiedendo chi diavolo sia questo tipo e perché dovresti stare a sentirlo. Lascia che ti illumini. Sono Trecani. Faccio il disc jockey e racconto la verità. Sono a capo della migliore radio della zona contaminata, Galaxy News Radio. E tu? Beh, so chi sei. Si dice che hai lasciato quel Vault per attraversare l'ignoto. Proprio come il caro vecchio papà. L'ho già incontrato. Porca vacca! Hai circa 2 secondi per dimmi cosa voglio sapere. Oh, oh, oh! Qualcuno si è alzato dal letto con il piede sbagliato stamattina. Perché non ti siedi e ti rilassi semplicemente? Non sono qui per combattere. Almeno non con te. L'unica battaglia che mi interessa è la buona battaglia. E la combatto ogni giorno nell'etere. Ehi, non c'è bisogno di usare questo tono. Io sono qui per dare una mano, non per offendere. Immagina un quadro, ok? Un quadro della zona contaminata della capitale. Tutti quei mattoni e quelle rocce. Un gran mucchio di niente, eh?
C'è gente là fuori che riesce a stento a tirare avanti giorno per giorno, lottando per sopravvivere e per costruire qualcosa di ciò che ha lasciato. Ma a quel punto arriva ogni tipo di merda. Schiavisti, supermutanti, predatori. Tutti vogliono una fetta di torta, anche prendendola con la forza. Dai, intelligenza. Beh, santa merda, sei tale e quale a tuo padre. Tu sei sveglio come tuo padre. Poiché sai tutto riguardo alla causa, non ci sarà bisogno di spiegarne il significato. Continua per la tua strada. Ehi, posso anche avere la lingua più lunga di tutta la zona contaminata della capitale, ma ho anche le orecchie più grandi. La nostra piccola oasi tra le rovine è attraversata da ogni genere di persone che raccontano un sacco di cose interessanti. Vuoi sapere qualcosa? Chiedi e ti sarà dato. Oh, oh, fumiamo il calumè della pace. Fa un respiro profondo e conta fino a 10. Comunque sia, devi darti una calmata. Ti serve l'aiuto di tre cani, e a tre cani serve il tuo aiuto. Uniamo le forze e diamoci una mossa. In ogni battaglia ci sono diversi fronti. Galaxy News Radio è uno di questi. Tuttavia mi serve aiuto per questa vecchia ragazza, perché non sta bene. Vorrei dirtelo davvero, ma se ti aiuto e tu mi lasci nei guai, avrei perso la mia battaglia. E questo non può accadere. Chiaro? Ho il nome e il talento, ma quello che non ho sono persone che vadano in giro a fare le cose di cui ho bisogno. Certo, la confraternita veglia su questo posto, già, ma è tutto quello che loro possono fare. Galaxy News ha bisogno di gente attiva che vada in giro in questo mondo selvaggio e confuso per porre fine a questa merda. Allora, ci stai? Niente, ho provato tutte le opzioni, devo per forza dirgli ok, padrone. Tu vuoi trovare il tuo papà e il caso vuole che la sua posizione sia nota al sottoscritto. È stato qui, a Galaxy News. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. È un tipo davvero risoluto. Se vuoi saperne di più, dovrai contribuire alla buona battaglia. Eloquenza, 68%. Beh... tuo padre è una specie di scienziato, una specie di cervellone o qualcosa del genere. Veramente pensi che una volta trovato lui ci aiuterà nella nostra causa? Quando tuo padre è passato di qui, abbiamo trascorso molto tempo a parlare di parecchie cose. Ha menzionato qualcosa di scientifico che per me non aveva senso. Qualcosa riguardo a un progetto purezza. Ha detto qualcosa su una visita alla dottoressa Lee a Rivet City. Poi se n'è andato di fretta. Ricorda di tenerti in contatto quando sei là fuori e fai attenzione. Non dimenticare la tua promessa. Assicurati che tuo padre sappia della buona battaglia. Non lo faremo. Ok, se non sbaglio ti dovrebbe mandare in un museo a recuperare un pezzo, una parabola da dover installare. Scusi. Ok, tutto a posto. Va bene, va bene. E io direi che va bene così, dai. Sono andato un goccino avanti. Andiamo al pit. Oppure facciamo... Allora, dato che mi sembra essere un po' troppo poco, andiamo a Paradise Fall. Che dovrebbe essere da queste parti? Cazzo, è notte, non si vede mai un... cavolo di niente.
Rinnegati. Mi serve un omino gigante. Forse di là? Devo andare in alto. No, non rompere le balle, dai. Dove sei andato? Dai, vieni qua. Male. Ah, mi ha avvelenato, ecco perché. E mi sa che ho cannato completamente. Non vedo un omino gigante. Forse qua. Sì, sì, mi sa che è di là. Ciao Yogi, tira una carezza. Ok. Facciamo olio cuore, dai, bravissima. Allora, io Paradise Fall non l'ho mai, cioè non ho mai provato a essere amico, ho sempre ammazzato tutti. Vediamo se riusciamo a farceli amici e diventare un pezzo di merda, ancora più pezzo di merda. Salviamo perché magari sbaglio e dico qualcosa che non dovrei dire e ammazzo tutti. Intanto sono verdi, va bene. Ehi. Ehi. Sì? Alto là, nessuno può entrare a Paradise Falls a meno che non sia per affari dello schiavista. E decido io cosa rientra negli affari dello schiavista. Mi prendi in giro? Non hai mai sentito parlare di Paradise Falls? Cosa? Vieni direttamente dal Vault, vero? Paradise Falls è la sede degli schiavisti.
Lassù non vendiamo gli schiavi che catturiamo nella zona contaminata. Perciò, a meno che tu non sia qui per comprare o vendere, sparisci. Già, e se non sei abbastanza tenace da sopravvivere, almeno puoi essere utile a chi di noi lo è. Non c'è bisogno di mostrare i muscoli. Mi stavo solo prendendo gioco di te. Sappiamo chi sei, puoi entrare. Ti do un consiglio da amico. Non fare il video. Non avrai una seconda possibilità. Oh, se ti va, ho un'offerta per te che favorirebbe entrambi. Ho questo mesmetron. È una sorta di immobilizzatore. Vorrei che lo provassi per me. Potrebbe rendere più facile catturare schiavi. Tu prendi questo meser e spari su qualche povero bastardo. Mentre è ancora a terra, gli infili uno di questi collari dalla testa. Fa attenzione con quel collare. Se lo maneggi, esploderà. Di allo schiavo di buttarlo qui in fretta o la sua testa salterà in aria. Ecco una lista di bersagli speciali che Eulogy vuole schiavi. Ma metti pure un collare a chiunque ti capiti. Ti pagherò per ogni schiavo che porti. Ah! Sicuro? Ma c'è tanta roba da fare! E beh, giustamente noi siamo degli stronzi assurdi. Bello, mi piace, mi sta già piacendo Paradise Falls. Buonasera, amici! Che fate? Non posso lottare Carter, ok. Oddio, devi aiutarci. Devi tirarci fuori di qui. Che cazzo stai guardando, eh? Non andranno da nessuna parte. Non con i collari addosso. Quell'idiota avrebbe dovuto saperlo. Ho sentito un paio di cosette sul tuo conto. Bravissimo. Ehi, scusa, mi levo subito di torno. Ah, siamo rispettati. Ah, ah. Ehi, guarda cosa abbiamo qui. Un po' di carne fresca direttamente dalla zona contaminata. Vuoi andare avanti e entrare nel penitenziario con gli altri o ti devo pestare fino a farti perdere i sensi e trascinartici dentro? Non ho capito. Proprio per niente. Vuoi capirlo? Avresti dovuto incontrare mio padre. Quel figlio di puttana ti taglierebbe le gambe solo per ridere mentre provi a strisciare via. Anch'io l'ho visto farlo una volta. Ha riso di questo povero bastardo. Dopo un'ora circa, papà si è stancato e gli ha rotto la testa con una pietra. Pensaci, era troppo divertente. Ok, incominciamo già a vedere dei casi umani perfetti per noi e non c'è nient'altro? Non c'è nient'altro. Un tipo tosto come te merita un pezzo di tutto quello che c'è qua attorno. Prendi, è tuo. Sempre, puoi contarci. Perfetto, mi piace, mi piace. Merda, sei tu. Ho sentito parlare di te. Sei una merda piuttosto furbetta. Siamo cattivi. È l'ultima volta che te lo dico, basta. Per favore. No, non l'ho fatto. Lo giuro. È stato il tuo ultimo errore, piccolo barista. E senza speranza! Dove? Ora è finita. Ciao, sono Ymir. Ha importanza? Importa solo dove sono adesso e sono qui. Ho il mio ragazzo, i miei amici, un mucchio di tappi e della roba forte da bere. Che importanza ha il passato se adesso va tutto a meraviglia? Ha messo dell'acqua nella mia vodka per fregarmi.
annacqua il mio drink e cerca pure di farmi pagare di più. Magari il prossimo barista non sarà così stupido, eh? Jotun. Sì, Jotun. Non mi interessa cosa pensi. Cosa vuoi? Tengo mio padre al sicuro. È un lavoro importante. Ok. Merda, sei tu. Capisco. Non so, sono soltanto... Lo sai, Porta Panda è davvero un nome singolare. Ci deve essere sotto una bella storia. Sai come sono malvagi questi schiavisti, soprattutto verso i nuovi schiavi? Si divertono a fare un gioco a cui preferisco non pensare. Oh, amico, non dire altro. Io ho sentito abbastanza. The Box. Ci sarà qualche cattivello là dentro. E qui? Bathroom. Ah. Una pulitina? No, eh. Merda, son pesante. Ok. Molto, molto, molto interessante. Ma lo esploreremo per bene la prossima volta. Adesso. Ah, non posso da qua? Ah, ok. Ci mettiamo a posto e andiamo al pit. E qui ci verremo un'altra volta. Ah, clinica, vediamo un attimino qua. Merda. Sei un disastro. Spero che tu abbia portato un sacco di soldi con te. Eloquenza. Hai mai fatto una faccia perché... Ah. Mi sembra proprio una bufala. Ascolta, è chiaramente uno scherzo. Nessuna ha tecnologie necessarie per farlo senza rischiare infezioni. Ok. Abbiamo un altro doc. Va bene. Dovremmo prendere un drink di tanto in tanto. Ehi, scusa, mi levo subito e ritorno. Lock and load. Pistole, pistole e ancora pistole. Di cosa avete bisogno? Beh, di solito i ragazzi riportano quello che hanno arraffato in missione. Voglio dire, capita di uccidere gente se cerchi carne. Sai, hanno delle guardie. Papà pensa di essere un eroe e tira fuori la pistola e così portano quella merda qui e la barattano. La maggior parte della roba la ricevo da questi ragazzi e si tengono la parte migliore per loro. Ehi, amico, maleducato. Se non ti piace questo negozio, vai a fare compere da un'altra parte. Già, avidi rompiballe. Non so proprio come fare ad andare avanti se questi non cominciano a barattare onestamente. Perché io sono unico nel mio genere, amico. Tu sei nuovo qui, ma stai facendo incazzare troppa gente e ne pagherai le conseguenze. E per conseguenze intendo finire in cella o essere appeso all'insegna qua fuori. No, grazie. Ma se tu sapessi come posso procurarmi merce migliore, potremmo fare affari insieme. Avrei più roba da barattare e quegli animali qua fuori avrebbero delle ragioni in più per scucire i loro soldi.
Già, sai, potrei davvero far funzionare questo cesso se avessi roba migliore. Prima le cose importanti. Portami dei fucili d'assalto cinesi. Sono sempre utili. 20 dovrebbero bastare. 20? Farò degli scambi e presto avrò merce migliore. Beh, non posso offrirti molto adesso, ma una volta avviata l'attività sarò in grado di offrirti roba molto migliore. E ovviamente, come mio partner negli affari, avrai uno sconto su tutto. Ok, affare fatto per 20 fucili d'assalto cinesi. Portami tutti quelli che trovi. Qualsiasi genere di rottame andrà bene. Li smonterò semplicemente pezzo per pezzo e baratterò le parti separate. Sai dove trovarmi? Ok, io quanti ne avrò usati per riparare? Merda. Ok, va bene, bisogna mettere da parte i fucili d'assalto cinesi. Non quelli... Che palle. Non quelli belli riparati, ma quelli mezzi distrutti. Va bene, va bene. Allora, mettiamoci a posto. Anzi, vediamo un attimino velocemente se la signorina Moira ha dei fucili d'assalto cinesi. E poi... andiamo al pit. Così abbiamo un'orettina e mezza, due orette per iniziarlo. Oh, ehi! Niente. Cinque millimetri? Niente. Allora, io voglio vendere questa. Questa. Questa e questo. A posto. Buona caccia. A posto. Io l'unica cosa che mi ricordo, cioè l'unica cosa, una delle pochissime cose che mi ricordo del pit, è che quando entri ti rapiscono e perdi tutta la roba che hai. Come fai a saperlo? Me lo ricordo benissimo perché c'ero rimasto traumatizzato. C'ero andato tutto bello pesante, cazzuto, lo Gatling Laser, tutto, eh. E poi, ma dov'è la mia roba? Ci sono rimasto malissimo. Allora, ho sbagliato, ho preso tutto, mannaggia Skyrim. Ci andiamo nudi. Portiamo soltanto una shish kebab, che tanto ne abbiamo tante, possiamo fare quante ne vogliamo. Abbiamo dei fucili d'assalto cinesi, ma brutti. No, tutti belli. E ci prendiamo anche una 10 mm, ma... Vabbè, pistola laser, basta. Inserisci tutto. E io nel dubbio mi tolgo anche le munizioni, perché non si sa mai. Anzi, mi tolgo anche questi, perché ho paura. Tu vuoi c'è l'energia. Allora, intanto troviamo tutto questo. Ci teniamo 5 steampack.
via le forcine, via i tappi, via queste, via queste. Allora, via, 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 via. Ok. Missioni. Ottieni accesso a Rivet City. Già avuto. Nel pit. Da Paradise Falls. E poi se troviamo della roba in giro la indossiamo, ma va bene così. Ah bene, già un Deathclaw che sta lottando contro un Rat Scorpione. Ma noi abbiamo il nostro Sarchiotto che ci proteggerà. Baracca. Ah, era scorpione. È merdina buona. Ah, formichine. Ah, ok, ok, va bene, va bene. Pensavo peggio. Sarà quel gruppo di... No. C'è una tenda. Ah, no, no. Oh, merda. No, no, non devo lottare. Devo andare avanti. Sentito rumore di Gatling. Laser. Cazzo, quello. No, 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 no. No, 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 io sono buono. Invisibile. Do solo un'occhiata. Prometto che non lutto. C'è un... Ok, armi energia. Ah. Dai, ma non è giusto. Porca troia.
Cioè, proprio adesso dovevano capitarmi i giustizieri, eh? Fanculo. E i miei 5 Steampunk si sono andati a far benedire. E grazie mille, stronzi. Proprio adesso. Opla, opla. E voi cosa siete? Io salvo. Predatore del pit. Avresti almeno potuto aiutarmi con quei tizi. Alla fine mi hanno rintracciato. Pensavo che avrei avuto più tempo. Hai sentito la trasmissione, giusto? È molto rischioso, lo so, ma doveva essere fatto. E così sai chi sono. E tu chi sei? Ho sentito il messaggio via radio. Qual è il problema? Il messaggio menzionava una compensa. Sono uno più forte di te. Ecco chi sono. Non sai affrontare due predatori? Sì, come vuoi. Non sono venuto a DC per scambiare insulti con degli sbandati. Se vuoi blaterare, fai pure. Ma non farmi perdere tempo. Allora, sei qui per la trasmissione. Vuoi sentire quello che ho da dire sul pit o no? Sei proprio un giullare, vero? Non importa. Ascolta. Vengo da un posto chiamato il pit. È una città lontana, a nord-ovest. Il posto è un incubo per... Beh, per molti motivi. Ma il problema più grave è che la mia gente è ridotta in schiavitù. Pensi non sia niente di che, giusto? Chi se ne frega. Ma io ho la possibilità di liberarli. Mi serve solo l'aiuto di un estraneo prima di perderla. Sto fuggendo dai nostri amici morti laggiù. Non appena ho scoperto la cura, hanno iniziato a seguirmi. E di certo non saranno gli unici. Pussa via, stammi alla larga. Il pit è un caos. Quasi tutti quelli che ci vivono sono malati. Stanno morendo o peggio. È colpa dell'acqua e dell'aria. Nessuno può fuggire. Passaci qualche anno e non importa cosa fai, capiterà anche a te. Ma i bastardi che controllano la mia gente hanno trovato un modo per curarla. E una volta che avranno perfezionato la cura, non ci rimarranno speranze. Quindi troviamola. Grazie a quella potremmo capovolgere la situazione. Allora, il pit, dato che come sempre è uno di quei DLC che non mi ricordo più niente, cerco di giocarlo in maniera buona, quindi facendo le cose da buono, non da stronzo. Beh, potresti provare a travestirti. Probabilmente non lasceranno oltrepassare i cancelli a un qualsiasi sbandato armato. Ma se hai l'aspetto di uno schiavo, potrebbero lasciarti entrare senza problemi. Per nostra fortuna, qua vicino un gruppo di schiavisti è in attesa di concludere una vendita.
Dovresti riuscire a procurartene uno da loro. Sono verso ovest, nei pressi del tunnel che porta al pit. Questa sarà la nostra prima mossa. Non mi serve un travestimento, troverò un modo per entrare. Ah, beh, non è certo l'idea migliore, ma a questo punto non ho altra scelta, quindi se dobbiamo fare così. Ti raggiungerò al tunnel. Interessante. No, 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 no. Facciamo come dice lui, dai, travestiamoci da schiavi. Grazie per il tuo aiuto con quei tizi. Hai sentito? Sì, sì, va bene, va bene. E il ok. Non... ok. Posso lottare qualcos'altro? Ok, non c'è nient'altro. Come è messa la roba degli schiavisti? Infliggi pena del predatore, sfida del predatore, armatura di comando del predatore. E usano armi mediocri. Dove dobbiamo andare? Ah, subito qua. Allora, visto che c'è il viaggio rapido, posare questa roba. Diamocelo ragnudi. Sì, le lasciamo tutte e poi metteremo a posto dopo, dai. Proprio nudi, 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 come mamma ci ha fatti. Calmo, calmo. Sì, mi conviene passare di qua. Salve. Sì? Ehi, ehi, ti serve qualcosa? Una dose magari? Jet? Ce l'ho, anche lo psycho. Dai un'occhiata. Noi siamo grandi amici, vero? Grandi amici. Dovrei esserci. Salve. Oh mio Dio! Sei bruttissima. Sei di queste parti. Ah, ma sei un uomo. Cazzo che incubo. Vieni dal pit.
Pensavo dovessi essere un ragazzo. Vedova nera, per te sono tutto ciò che vuoi, tesoro. Chi ti frega chi sono io? Sono qui per comprare quegli schiavi. Ah, è così, eh? Bene, in questo momento voglio che tu sia un cliente. Solito prezzo, 200 l'uno. Il capo ha detto niente scambi, solo contanti. Cosa? Dici sul serio? Ti conviene tornare qui in fretta. Vorrei vendere questa carne prima di invecchiare. Ah, acquista dei vestiti da schiavo. Ah, però che brutto che siete. Siete bruttissimi. Non sei di queste parti. Sparisci. Ciao. A meno che tu non voglia prenderti una vacanza dalla tua libertà, levati dai piedi, cazzo. Ok, devo per forza comprare uno schiavo e prendergli i vestiti. 200, ha detto? Di nuovo tu. Controllerai. Ok, 200. Andiamo a prenderci 200 tappi. Ho sbagliato. Ah, li ho messi tutti qua. Ah, non mi fa... Ok. Ma qui... Ah, dai. No, no, no. Vabbè, facciamo così. Via. Di nuovo tu. Cosa? Ah sì? Beh, come ho detto, 200 l'uno. Hai fatto tanta strada solo per farmi perdere tempo. Ma li ho presi 200 tappi. Sì, di qualcosa di forte, Dio mio. Che palle. Io ho 200 tappi. Perché non li vuoi? Io ho 200. Dov'è il maledetto? Non sei tu. Dov'è il cretino che batteva? Sei tu? Di nuovo tu. Ah sì? Beh, come ho detto, 200 l'uno. Hai fatto tanta strada solo per... Ma ne ho 200 tappi.
A meno che tu non voglia prenderti una vacanza dalla... Di nuovo tu! La tua libertà... Oh, perché? Perché deve fare così? Ma li ho 200 tappi! Ti prego, aiutaci! Ti prego, aiutaci! Non sei il tizio che stiamo aspettando, quindi non abbiamo niente da dirci. Tanto posso rubargli. Ti prego. Non posso neanche borseggiarli. Ma... Quanti tappi devo portare? 500? No, non lo so. Secondo me è sbagliata la traduzione. Perché io lì i tappi li ho. Se provo ad andare a Pittsburgh così. Ah. E per amor del cielo, vado a prendere a T300 tappi, però decidetevi. Mannaggia. No, 500 tappi. Adesso spero che vada bene, perché se non va bene veramente prendo il mitra e ammazzo tutti. Cioè... Di nuovo tu. Cosa? Ah sì? Beh, come ho detto, 200 l'uno. Hai fatto tanta strada solo per... E li ho, ma... Merda. Senti, mi avete rotto i coglioni, eh? Ah, ho preso l'altro salvataggio. Proviamo a tornare direttamente con 200 tappi. Magari si è buggata la missione. O si è buggato lì e proviamo a fare un altro... Invece di usare Vedova Nera usiamo Eloquenza. Però che palle, eh. Che... Meh. Eccoli là, 200 tappi. Precisi. Intanto per sta stronzata qui sto già perdendo altro tempo. C'è il solito drogato. Sì. Ah,
Che piacere vederti. Vabbè, è una mosca, dovrebbero sparargli. No, 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 stai, vai, vai via. Io direi di salvare qua. Dove va? Dove va? Dove va? Vieni dal pit. Pensavo dovessi essere un ragazzo. Eloquenza. In effetti non mi frega. Sono solo felice che finalmente tu sia qui. È una vita che ti aspettiamo, cazzo. Va bene, non c'è problema. Ora che sei qui, spero non ti tirerai indietro dagli affari. Ne abbiamo tre. Il prezzo è di 200 ciascuno. Niente baratto, solo contante. Ordini del capo. Ah! Devo prenderli per forza tutti e tre. Io pensavo che potessi prenderne anche soltanto uno. Ah, ma cucciolo. Allora dimmi, sono tre. 2.600 in totale. Dimmelo così, mannaggia la puttanaccia però. Quindi 600. Sì, ma se mi servono i vestiti da schiavo, perché devo comprarne tre? Me ne basta uno. Cioè, vabbè, vabbè, va bene, va bene. Capito. Cazzo, ne ho presi 500 prima. Se ne avesse allungato 100, ce l'avrei fatto di culo, ma... Dai. Non sei il tizio che stiamo aspettando, quindi non abbiamo niente da dirci. Dov'è Ramsey? Non sei il tizio che stiamo aspettando, quindi non abbiamo niente da dirci. Ah, si sono messi a letto. Toh. Dai, svegliati. Di nuovo tu. Sì. Finalmente, ecco la chiave del cancello. Con loro fai quello che ti pare, non me ne frega niente. Oh, ehi, hey, Eulogy ha detto di dire al tuo uomo che ci dispiace di essere riusciti a prenderne solo tre. La prossima volta andrà meglio. È un piacere fare affari con te. Oh mio Dio, dici davvero? Sei qui per salvarci. Dove andiamo? Da nessuna parte, ho solo bisogno dei vostri vestiti. Subito. Siete liberi, ma mi serve l'aiuto per travestirmi da schiavo. Aspetta. Siamo liberi? Dici sul serio? Hai pagato dei soldi solo per lasciarci andare? O sei la persona più gentile del mondo o la più stupida. Ad ogni modo ti ringrazio. È il minimo che possa fare. Cosa ti serve? I miei vestiti? Beh, ci hai aiutato. Sicuramente farò un'ottima pulizia là fuori nella zona contaminata. Io... Non ti preoccupare per me. Starò bene. Prendili, ti prego. Prendi i miei vestiti. Forza, fuori dalle palle. Torna da... Ah, eccolo qui. Ottimo. Hai un travestimento. Bene, bene. Siamo pronti per uscire. Ci vediamo al tunnel che porta al pit. Procurati tutto il necessario per il viaggio. Ti ho seguito. Sono diventato molto bravo a non dare nell'occhio quando non voglio essere visto. Oh,
Procurati i rifornimenti che ti servono e poi incontriamoci al primo tunnel per il pit. Non riuscirai mai a trovare la strada senza la mia guida. La città è costruita sulle schiene degli schiavi. Siamo malati e soffriamo. Cos'altro vuoi sapere? È un tizio di nome Ashur. Non so da dove sia venuto, ma è abbastanza forte da tenere in riga tutti gli altri capi. I capi, beh, sono un branco di piccole merde depravate, ma hanno le armi e il potere. Ashur impedisce loro di uccidersi a vicenda e li usa per costringerci a lavorare. Midea è un'altra schiava come me. Sta dando una mano nell'organizzazione. Lei saprà quando sarà il momento. È difficile da descrivere. È disgustoso e colpisce tutti in modo diverso. Ma più ci rimani, più ti ammali. Qualcuno semplicemente si ammala e muore. Altri diventano pazzi, completamente fuori di testa. Vivono nella città. Li chiamiamo selvaggi. E i peggiori? Beh, spera di non doverli mai vedere. Si trasformano in animali. Non fanno altro che mangiare, dormire, scopare e uccidere. Ma la cura potrebbe porre fine a tutto questo. Dai, andiamo. Sono già vestito? Andiamo. Salta sul carrello, sono dietro di te. Questo tunnel porta una fitta rete di tunnel e vecchie strade che vanno verso nord-ovest, dove c'è il pit. Il viaggio sarebbe lungo e faticoso, i rifornimenti scarsi e non potresti tornare prima di aver completato le tue missioni. Vuoi davvero andare nel pit? Aspetta, sta arrivando qualcuno. Lascia parlare me. Ehi, ehi, che ci fate qui, ragazzi? Potrei chiederti la stessa cosa. Ne hai molti di fegati che volano per aria qua, eh, Werner? Sì? Beh, credo che sia questa la differenza tra di noi. Io ho fegato da vendere, tu no. Fammi lottare! Non ha munizioni! Però... Ah, minchia, li ha seccati tutti! Questa. Hey. Yeah, è una macchina da guerra, Werner. Come sempre il frame a volte è un po' birichino. Mi ricordo che il pit, ma già da qui si vede, è molto molto ispirato a Silent Hill. L'atmosfera sul rosso, cupa, gabbie, catene, roba del genere. Posso finire di guardare? Allora, qui ho visto tutto, vorrei vedere soltanto lì su quella rampa e poi possiamo andare avanti.
Ok. Ripariamo quello che possiamo riparare. Vabbè, però rimaniamo così. Dobbiamo proseguire, non c'è tempo. Vai. Fin qui non ho avuto problemi. Ora per uscire dovrai guidarmi tu. Se ti vesti come uno schiavo dovresti riuscire a oltrepassare i cancelli senza problemi. Quando sarai dentro trova una schiava di nome Midea. Lei saprà come aiutarti. Ricorda, il tuo obiettivo è di raggiungere Ashur e trovare la cura. Quando l'avrai ti contatterò. Beh... potresti riuscire a portare una piccola pistola o un coltello, se li nascondi bene. Per te posso farlo, ma non posso prometterti che non la vedranno e non ti spareranno. Vuoi la pistola o il coltello? Ah, ok. Io prenderei la pistola. Ok, ecco qua. Non farlo fuori prima di aver attraversato il cancello. Ti è tutto chiaro? È tutto. Buona fortuna. Contiamo su di te. Ok, molto probabilmente adesso perderò tutta la roba. Mamma mia, il frame. Pittsburgh. Tana. Vabbè, io le prendo, al massimo poi me le tolgono. Bau? Ma i Bau sono amici. Cosa sto sbagliando?
sangue fresco. Pronti? Salta sul carrello. Non ho capito. Aspetta, sta arrivando qualcuno. Lascia parlare me. Ehi, ehi, che ci fate qui, ragazzi? Potrei chiederti la stessa cosa. Ne hai molti di fegati che volano per aria qua, Werner? Sì? Beh, credo che sia questa la differenza tra di noi. Io ho fegato da vendere, tu no. Uccidila! Tacco! Proviamo a lasciare tutta la roba in una cassa? Seccati tutti lui. Guarda, guarda, li ha seccati tutti. Eh sì, lasciamo tutto in una cassa. Quella roba scomparirà, amen. Dobbiamo... Fin qui non ho avuto problemi. Ora per uscire dovrai guidarmi tu. Se ti vesti come uno schiavo dovresti riuscire a oltrepassare i cancelli senza problemi. Quando sarai dentro trova una schiava di nome Midea. Lei saprà come aiutarti. Ricorda, Sì. È tutto. Il tempo corre. Se non trovi in fretta quella cura, perderemo la nostra occasione. Allora, adesso lascio tutto nella cassa che c'è dentro quel furgoncino. E... niente, sempre rossi. Prendo gli steampunk, almeno questi me li porto. No? No, non va bene così? Dirigiti al pit, non c'è molto tempo. Il tempo corre, se non trovi in fretta quella cura, perderemo la nostra occasione. Magari devo provare a correre direttamente all'entrata? Vabbè, proviamo a correre direttamente all'entrata, senza neanche prendere le mine.
stronzi. Vabbè. Non mi sparare. Ok, vedo punti verdi, punti verdi. Ciao. Sta tornando. Schiavi bastardi. Apri il cancello. Un altro schiavo è tornato indietro, eh? Cosa c'è? Non ce l'hai fatta oltrepassare il ponte. È una fortuna che non ti spacchi il culo. Perché dovrei? Aspetta. Ma che... Oh, guarda qui. Dove hai preso tutta questa roba? Non importa. Ora è mia. Grazie, verme. Oggi ho proprio avuto una botta di culo. Ora torna dentro e lavora. La prossima volta ti darò in pasto ai trogloditi. In realtà hai preso soltanto 2 mine. Ah, forse qui mettere la mia roba. Ah. Vabbè. Ok, siamo dentro al pit. I tuoi amici sono morti. Se non parli, toccherà anche a te. Dai, è molto Silent Hill. Ok, direi di andare a dire qua. Beh, intanto sì, possiamo salvare. No, salvare, salvare. Sì, dovevo soltanto attraversare il tunnel, il ponte. Idea. Ti ha mandato Werner, eh? Bene. Finalmente ha trovato qualcuno. Non possiamo parlare così all'aperto. Vediamoci a casa mia appena puoi. Parleremo lì. Che sei solo un altro schifoso schifo. Non farti vedere mentre parli con me. Questo è morto, perfetto. Ottimo. Basta così qui? No, basta così. Va bene, continuiamo a parlare con Midea. I piatti sono andati... sono andati sotto il tavolo trapassandolo, mi fa molto piacere. Ok, ora possiamo parlare, ma dobbiamo fare presto. Bevo un goccio d'acqua intanto. Entrare qui, quindi sicuramente ti verranno a cercare se ci metti troppo.
Ho un piano per farti entrare nella torre di Ashur. Per ora aspetta, poi dovrai infiltrarti. Ehi, calma, calma. Non so cosa tu abbia visto mentre entravi, ma sicuramente le guardie non sopportano i lavoratori che stanno impalati e sono da intralcio. Devi fingere di lavorare molto, altrimenti ti scopriranno subito e se si avvicinano troppo, vedranno che vieni da fuori. Nei pressi del laminatoio c'è un mucchio di vecchie sbarre d'acciaio. Ogni tanto il responsabile le fa raccogliere. In pratica è una condanna a morte e il compito non lo assegnano mai a nessuno. Lo fanno fare a noi. Fanno scegliere a noi. Bastardi. Sì? Beh, l'area è piena di trogloditi. Sono qualcosa che noi tutti speriamo di non diventare mai, ma la contaminazione non risparmia nessuno. Certo, c'è chi soffre più e chi soffre meno. Non so cosa tu abbia visto mentre entravi, ma sicuramente le guardie non sopportano i lavoratori che stanno impalati e sono da in... Devi fingere di lavorare molto. Non posso esserti di aiuto. Chiedi in giro. Forse puoi parlare... Potresti trovare un'arma perduta dai capi nella stadera. Che succede, Midea? Chi è questo schiavo? Niente, signore. Stavo solo spiegando a questo nuovo operaio i compiti assegnati dal responsabile. Ah, sì? E quindi lei sarebbe quella che uscirà nella stadera? Sì, signore. Le ho dato tutte le istruzioni. Sa tutto. 10 sbarre. Il più veloce possibile. Spero tu abbia detto addio. Ok, tempo scaduto. Si torna al lavoro, smerigliatori del cazzo. Casa dolce merda. Ragazzo, hai delle braccia, lo sapevi? Ragazza. Ok, dove devo andare? Marco. The Mill, ok. Mantieni la calma, Adam, e raggiungerai i tuoi obiettivi. Ehi là, il mio benvenuto nella famiglia. Siamo ciò che vogliamo essere. Una volta ho trovato questo libro nella biblioteca. Midea me ne ha letta una parte. Diceva, un buon viaggiatore non segue piani prestabiliti e non ha l'obiettivo di arrivare. Vuol dire che vorrei essere in libertà, ma non posso. E più mi attacco a questo desiderio, più mi dispererò di essere prigioniero qui. E questo lavoro è già abbastanza duro senza fatica aggiunta. A proposito, ora devo tornare al lavoro. Bravo. Ok. Mi hanno tolto tutto, però il Pit Boy, quello ce l'ho sempre. Marco? Così oggi sei tu l'idiota che mi procurerà le sbarre, eh? Sì, sono io. È bello vedere un po' di entusiasmo per una volta. Bene, seguimi. The Steelyard. Così, sei in servizio alla stadera, eh? Che hai fatto incazzare? Guarda, lascia stare.
Non credo che vivrai ancora a lungo, comunque. Non guardarmi, verme. Vedi quel tizio lassù? Ah. Ne incontrerai molti. E se riuscirai a sopravvivere, probabilmente ti imbatterai in quei pazzi che vivono nella fornace esplosa. Senti, perché non mi fai un favore e ti fai uccidere vicino a me? Così non dovrò camminare troppo per derubare il tuo cadavere, eh? Ecco la porta. Va là fuori e trova qualche sbarra. Non tornare se non ne hai almeno 10. Portamele e non te ne farò pentire. Ok, 10. Salviamo che non si sa mai. Una, due. Allora, abbiamo un fucile d'assalto. Sembra essere... Ho sbagliato. Sembra essere cioè buono. Quindi preferisco evitare di usarlo. Ne mancano 8. Quanto pesano a proposito queste barre? Barra d'acciaio. Ah, minchia, pesa 1. Una barra. No. Aiutami! Corri! Vieni qui. Ah, le buschi, Non siete così pericolosi come pensavo. Cosa lottate? Ah, buff out. Ti ho salvato. Cosa mi dici? Niente. Oh, belli. Ah, possiamo avere dei protettori. Eccolo qua. Ah, ci sono rimaste solo 2 parole. Beh, attiviamo soltanto uno. Spero di riuscire a trovare tanti altri steampack in giro, perché comunque sia... Troglodita, troglodita, scheda d'accesso blu, forcina. E questo era principale. Dammi la barra.
Power plan, là sotto. No, mi hanno rotto il robottino. Mi hanno rotto il robottino. E questo c'è il brutto. Merda, merda. Bi. Mi sa che questo giro, la prossima skill che prenderemo sarà la percentuale più alta di vita con gli steam pack. Come vola. Qui dentro cosa c'è? Abbiamo i Rad X, quindi, i Rad Away, quindi. Giustamente non ti hanno messo la luce del sole, perché così non puoi ricaricare. Vorrei dei Rad Away in realtà, perché così almeno... torretta! Torretta bella. Questo giro non la distruggiamo. Neanche una qui? Neanche una. Solo una? Ok. Abbiamo Ing, Ion, Chip. Ah, perfetto. Mi è andata di culo. Okay. Non voglio morire. Ah! Merda. Al diavolo. Oh mio Dio. Vabbè, voi andate di là che morite con la torretta. Nah.
Erano in due? Boh. Direi. Dai, quanto la fai difficile. Dai. Ok. No, 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 non ti muovere, non ti muovere. Birra al volo? Niente birra al volo. Ok, ok, ok. Grazie. Fanculo. Non le avevo viste. Lingerie, molto molto utili. Porcina, va bene. Ok. Come nuovi. Cosa mi conviene fare? Continuare a esplorare oppure torno a consegnare le barre? Oh, tizio, ciao! Ciao, buonasera! Buonasera! Che bellezza! Dai, ci prendiamo una... Continua. Sì. Niente. Eccola qui, l'ho visto. Ah, sono rimaste tre parole. Ok. Dai, ci prendiamo un altro robottino, sperando che duri un po' di più. Vieni, amico. Spostati. Intanto io mi prendo tutta questa bellezza
Ok. Ok. E buff out. Qui dentro barre. Niente. Chi è che spara? Un altro viene fatto fuori. Carrello, capiamoci, non mi ostruire. Perfetto. Fallout 3 sembra la versione di Temu di Fallout 4. Io Fallout 4 non avendo giocato non posso dire. Un giorno ci sarà anche tempo di Fallout 4. Anche se prima dovrei fare New Vegas. Tu bellezza? Perfetto. È uguale ma leggermente meglio con la grafica. Ah. Quante barre. Allora, io teoricamente... Abilità raggiunta. Sei riuscito a sopravvivere nella stradera e hai imparato tanto sulla vita del Pit. D'ora in poi infliggerai ancora più danni grazie all'arma tipica degli schiavi. Lascia automatica. E il problema è che non ce l'ho lascia automatica. Bello il lanciafiamme. Peccato che non ho niente di carburante. Armatura protettiva gamma. Che mi dà un gucci. Quanto ti manca di finire Fallout 3? Allora, diciamo che la quest principale l'ho più o meno iniziata. Mi sto adesso dedicando a fare un Fallout un DLC a settimana. Ho fatto Anchorage, ho fatto Point Lookout. Adesso fino a venerdì facciamo il Pit. E poi mi sa che ci dedichiamo interamente a finirlo e esplorarlo. Comunque sia, Fallout prevedo di finirlo a metà luglio. Me lo sto prendendo con calma, perché non ho voglia di rushare, di correre. Ci vuole il tempo che ci vuole. Io teoricamente le 10 barre le ho... No! Le ho prese, quindi potrei tornare indietro. Ma vorrei continuare a guardare in giro un goccino. Dammi la birra. No, no, volevo la birra. Grazie. Ah! Ah, c'è un'altra torretta? Vabbè, io la hackerò ma giusto per, però non l'attivo, tanto qui non c'è più niente da fare. Ti è piaciuto finora Fallout? Allora, io Fallout 3 lo avevo già giocato nel lontano 2008. E sì, ovviamente mi aveva preso. Se dovessi dire, data la mia esperienza con Fallout 1, 2 e 3, allora, tolto il passaggio dal 2D al 3D,
anche i primi due non sono per niente male, devo dire la verità. Però il 3, forse perché è stato il primo che ho giocato, mi è rimasto nel cuore. Quindi direi 3. Posso accedere? Mannaggia. E io, vabbè, tornerei un attimo indietro. Vabbè, dai, continuiamo a esplorare un po'. Però mi curo un pochettino. Ok. Tu invece, tizio, esperienza con Fallout? Magari se gliene porto di più mi dà un premio, boh. È sicuro di quello che vuol fare? Hai PS5 o PC? PC. Bravo, che è saltato bene. Non c'è niente. Direi che posso scendere. Quanta bella robetta. Posto così? A posto così. Prima di andare lì. Io ho platinato Fallout 4, ma gli altri non li ho giocati. Però voglio provare New Vegas. Ma guarda, io da quello che ho letto su internet, New Vegas è proprio il miglior Fallout. Da quello che ho letto su internet. Poi ognuno dice la propria, eh. Dalle immagini che ho visto, io Fallout New Vegas è molto, 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 molto simile a Fallout 3. Molto simile. Ma ambientato a New Vegas, quindi... Ah. Ah, oh, guarda dove sono andato. Ah. Dovrei avere un Radix, ok. Facciamo veloce, ragazze, che non ho voglia di prendere altre radiazioni. Abuso dello spav perché non voglio sprecare munizioni. Veloce, veloce. Barre. Niente. Dico la verità, non me lo ricordavo così... accessibile. Sto trovando armi, cure. Me lo ricordavo molto peggio.
A cosa ti servono le barre? Allora, teoricamente dovrei recuperarne 10. Perché adesso sono uno schiavo e mi stanno costringendo a recuperare delle barre in questo posto di merda. Io ne sto prendendo un po' di più nella speranza che magari mi dice hai preso un extra, ti diamo un premio. E qui ho fatto il giro. La mia paura adesso è che magari uscendo con delle armi mi vedono hai delle armi, daccele a noi stronzo. E me le tolgono. Ho paura di questo. Ehi! Sì, comunque se questi nemici in confronto... in confronto a quelli del pit non sono niente. Lo spero. Comunque quel tipo morto, quel volo che ha fatto mi ha fatto vedere che ci sono delle cose anche laggiù, quindi va bene. Ok, qui abbiamo fatto il giro e per andare su. Ah, ma già che sei qui, tizio, non ti dà l'effetto l'atmosfera da Silent Hill, questa zona? A me sì. E no. Per andare lì devo... Ma si può andare fino a là? Un po'. Vabbè. Va bene così. Poi... Ah no, aspetta. Sì, si può andare lì. Vabbè, ci andiamo domani, dai. Abbiamo 2 giornate per esplorare questa zona. Per ora va bene così, vediamo cosa ci dicono. Quante ne ho recuperate? 36, più del triplo. Io nel dubbio mi rimetto... La tuta da schiavo usata. E incrociamo le dita che non mi tolgano le armi. Nel dubbio me la tolgo. Salviamo perché abbiamo visto che a volte tende a crashare. Ah, di qua. Lei che ci fa qua? Dai giù. E dammi lo psycho. Guarda un pochino chi ce l'ha fatta. Le prenderò io quelle sbarre, idiota. Ora torna dentro e fa il tuo dovere. Ehi, ci sai fare. Prendi questi. Ti potranno aiutare nei combattimenti. Il proprietario non potrà più usarli. È stato condannato a morte. Altro metallo per il laminatoio. Credo di poterti dare questo. Elmo della filtra... Ah! Niente di meglio che un po' di duro lavoro, eh? Sì, sembra proprio che te lo sia meritato.
Se torni là fuori, questi dovrebbero aiutarti con i trogloditi. Ma se lo uccidi, manda a puttane tutto il pit. Ho promesso che il pit lo gioco come se fosse la prima volta, quindi facendo il bravo. Altrimenti sì, se lo conoscessi, avrei già fatto fuori tutti. Ok, più barre hai e più ti porta roba. Non male. Non male. Non mi ha tolto questi. Quindi sì, mi conviene tornare al pit e farmarlo per bene, prendere tutte le barre possibili. Adesso cosa devo fare? Torno alla mia idea. Io però devo cercare... Quante barre devi portargli prima che succeda qualcosa? No, qualcosa è successo, Mi ha dato un elmo, mi ha dato un tirapugni. Immagino che più roba porti, più ne porti, più aumentano i... Cioè, aumenta la qualità della roba. Adesso domani poi passiamo un'altra ventina di minuti laggiù. Vediamo cosa da dire la signorina Midea. Schiavo del Pit Simulator. Esatta. Continuate senza di me. Finalmente. Non sprecare fiato, ragazzi. Sì, è schiavo del Pit Simulator. Ok. Ma che devo prima o poi finiranno le cose che ti dai. Poi cosa? Lo scopriremo. Lo scopriremo quando avrò preso tutte le barre. Io secondo me... Questa è casa nostra. Hai visto come viviamo qui? E appunto, visto che è casa di Midea, immagino che sia la mia base, dove posso depositare tutta la roba. Io mi fido. Mi fido e poso della roba. Queste le prendiamo tutte. Dammi l'aiuto, questi li prendiamo tutti. E come armi va bene il fucile, va bene questa. Va bene così. Allora, Midea. Bene, appena in tempo. Ashur ha radunato tutti al piazzale. Dicono che aprirà l'arena. Sarebbe un'occasione perfetta per noi. È semplicissimo. Ogni tanto Ashur apre la sua arena. Qualsiasi schiavo può scegliere di combattere contro i gladiatori. Se vinci, otterrai la tua libertà. Inoltre, potrai parlare con Ashur. È l'unico modo per uno schiavo di parlargli direttamente. Tu combatti, vinci, parli con Ashur e infine prendi la cura. Appunto. Sarà così facile? Non proprio. Werner ha un piano di distrazione.
Non abbiamo costruito queste armi per nulla. Quando incontrerai Ashur, sarai abbastanza vicino alla cura per afferrarla. Prendila e portala da lui. Ora andiamo ad ascoltare il discorso di Ashur. Saranno guai se le guardie ci scovano qui dentro. In pratica io sono venuto in questo posto per salvare questi poveracci e ho bisogno di recuperare questa fantomatica cura. Vediamo. Ti porto buone notizie. Siamo all'alba di una nuova epoca d'oro. Dove gli altri sopravvivono, noi prosperiamo. Io ho saputo guidare. Ma è stato grazie all'impegno di tutti voi che ora tutto il mondo ci invidia. La potenza di Ronto. Ma prima di tutto ci invidiano le battaglie vinte nella nostra guerra per la libertà. Perché sì, la libertà è quello a cui tutti aspiriamo. Celebrare la nostra lotta, vi chiedo, onesti lavoratori, chi di voi si sente pronto per combattere per la propria libertà? Cura il cancro, la cura. Mi sa di sì. Da come ne parlano, sì. Questa donna combatterà nella fossa. Su, via, Ashur. Ma hai signora, sei portatrice non solo del sogno di detenzione degli schiavi, ma anche del sogno di tutti noi di vivere in un mondo migliore e senza dolore. È lei che organizza i combattimenti. Non ci abbandona. Puoi portare delle armi nella fossa. Ok, andiamo da Millie. Che non è di qua. Mi sorprenderebbe quanto è duro essere un reddio. Sì, ma molto probabilmente a fine DLC mi rompo le palle e vengo qui con un Gatling e ammazzo tutti. Dipende, vediamo come procede la storia. Ah, arena. Permesso. E quindi tu saresti quel coglione che si è iscritto ai combattimenti nella fossa? Allora inizia a scendere. Phaedra ti sta aspettando. E l'arma come... tutta mia la birra. Come la scelgo? Che ci fai qua, schiavo? Non dirmi che vuoi arrenderti, culo pallido. Non ci si iscrive. Tu mi dici che vuoi combattere, io organizzo un incontro, tu muori e io vado avanti con gli altri imbecilli che si presentano. Allora, sei dentro? Dai, la morte è di certo meglio della tua vita, o no? Entri così come sei. Se non ti senti al completo, vai all'armadietto laggiù, troverai delle cose utili. Ok, perfetto. Ne ho uno che inizia tra poco. Oppure puoi anche prenderti del tempo per prepararti. Decidi tu. Ti butteremo laggiù con un gruppo di altri schiavi che pensano di potercela fare. Combatterete fino all'ultimo sangue. L'ultimo a rimanere in vita avrà la possibilità di andare avanti. Sicuramente non sarai tu. Armadietto, che cosa c'è di... Altra robetta interessante. Ad esempio questi bellissimi... Ah, sono vuoti, bastardi. Pensavo fossero dei Medix. Ah, qui è per curarti. Gli Steampack, risparmiamoli. Ok, ultimo glu 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 e ci siamo. Ancora uno. Ah, a posto. E io armi melee non ne ho. Sì, ho un tubo. Vabbè, dai, andiamo con il tubo di piombo. Prego, signorina. Ancora tu? Ne vuoi? Ne hai la certezza assoluta? Non
Una volta che chiudo questa porta non c'è ritorno. Sarete solo tu e le regole della fossa. Vai. Pronti? Allora vai. Combatteranno! Moriranno! È tutto questo per voi! Per farvi divertire! Ehi, quello è un fucile d'assalto! Ehi, ehi, non vale, non vale! Merda, radiazioni! Stronzi, tutti stronzi! Mia! Mio! E ne rimane in piedi solo uno! Solo uno! Oh, amici! Che combattimento fantastico! Dove arriverà questo schiavo? Però le radiazioni... Ah, perché me l'ho tolto la... Cazzo, pure la veste! Ok, fatto, via. Wow, fantastico schiavo. Quelli erano davvero tosti. Sembra che tu abbia della stoffa. Ma io non mi monterei la testa. Sono sicura che Ashura ha in serbo qualcosa di molto speciale. Ecco, tieni, questo è per le radiazioni. Divertiti finché puoi. Torna quando ti sentirai in forma per il combattimento finale. Adesso mi fa combattere contro un Deathclaw. Dai. Ancora tu? Ne vuoi ancora, eh? Non mi affiderei alla fortuna questa volta. Stavolta non puoi sgarrare, ricordatelo. Ashur dice che vuole aiutarti, quindi ti ha messo con i fratelli Bear. Sono dei gran bastardi. Dicono che siano quasi allo stadio di trogloditi. Ma sono certa che me la caverò. Sì, sono sicura. Ecco, così mi piace. Partiamo subito. Vai. Scopriamo se il nuovo arrivo riuscirà a cavarsela contro dei veri combattenti. Liberateli! Che la lotta abbia inizio. Lanciafiamme. No, 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 contro lanciafiamme non ci vado con un melee. Scusate, ma... Ecco qua. Ok, l'altro deficiente è andato a prendere il lanciafiamme. Deficiente. Via, 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 via. I fratelli Bear sono morti? Stupefacente! Questo nuovo arrivo promette bene, amici! Questo è meglio che prendere le barre. Non male, smerigliatore del cazzo, non male. I fratelli Bear sono dei bei pezzi di merda duri. Ancora un combattimento e avrai la libertà. Però se fossi in te non ci crederei troppo. Fatti questa iniezione per le radiazioni. Torna quando ti sentirai in forma per il combattimento finale. Preferisco esplorare, detto sinceramente, però va bene. Radiazioni quanto sono? Ah, sono basse. Via. Ah, sì. Ancora tu? Ne vuoi ancora, eh? Vai. Questo sarà il tuo ultimo combattimento, schiavo. Ancora uno e non ti parlerò mai più. Siamo pronti? Tu ti batterai con Gruber. È uno dei pochi che vince nella fossa. C'è sempre stato solo... Cosa? Tre? Adora il sangue, ma purtroppo per te ha un'arma molto potente con sé. Secondo i miei calcoli, questa sarebbe l'ultima volta che parliamo. Ecco, così mi piace. Partiamo subito. Cosa, un Fat Boy? Finora imbattuto nella fossa. Gruber non ha ancora incontrato rivali alla sua altezza. Che arma ha?
Un pochino più a destra sarebbe stato meglio. Vabbè, Gruber, adesso gli andiamo a spaccare la testa. Datemi... Non ho dei psa... Ah, cazzo. Non ho dei medix. Brucia? Infiltrato. I terribili combattimenti nella fossa ti hanno temperato. Ora sei più resistente ai danni e alle radiazioni. Grazie. Via. Complimenti. Conosci bene l'arte del raccatto dei rifiuti. Benissimo. Ashur desidera incontrarti. Le guardie saranno informate e ti faranno passare. Combattete! Ok, siamo diventati dei piccoli comuni stelli. Lavoro libero. Recupera la tua roba. Ah! Praticamente ero finito il pit, perché... Io ho paura che questa sia veramente la fine, perché adesso teoricamente vado di qua che c'è meno rumore. Teoricamente adesso vado a parlare con il capo, succede la rivolta, ammazzo tutti e boom. Quindi mi conviene finire così e domani prendiamo tutte le barre. Anche perché è mezzanotte meno 10. Sì, facciamo così. Ma se è veramente così, è veramente breve come DLC. Cazzo, poi in lockout mi ha impiegato 3 giornate. Vabbè. Ma secondo me ci saranno altre quest secondarie. Devo soltanto andare in giro e parlare con la persona, con gli NPC giusti. Ehi, sei proprio un piccolo diavolo, eh? Sì. Adesso vado a depositare tutto lì. Salvo e... Ora ci volterai le spalle e lavorerai per Ashur, vero? Sarebbe mia intenzione, però no, dai, mi devo comportare bene. Allora, ci prepariamo per domani, come sempre, via tu. Anzi no, prima raccogliamo tutto. Ripariamo il riparabile. Ah, l'infiltrato si ripara con il fucile d'assalto. Posto. Allora, questi ci servono, che dobbiamo dargliene 20, mannaggia. Eh...
Vabbè, dai, va bene con la pistolina. Tanto sono veramente fragili. Rimaniamo con... con questa. Questi ce li teniamo tutti. Anzi, la birra no, perché tanto non mi serve. Anche il buff out non mi serve. Questo via, questi tutti via. Queste due le teniamo, queste via, e siamo a posto. Perfetto. No. Ok. Va bene così per stasera. Signori, come sempre, grazie a tutti per aver seguito. Grazie a tutti per quelli che seguiranno il VOD su YouTube. Grazie mille a Tiz per essere passato e per avermi tenuto compagnia. Come sai, lo apprezzo. Prego il Signore che veramente non finisca troppo presto il pit. Se veramente domani lo finiamo, vabbè, abbiamo due giornate in più per girare la zona contaminata e per andare avanti. Ci rimane soltanto più Mothership Z e Broken Steel, che si deve fare per forza a fine missione principale. Quindi molto molto più avanti. Sì, Mothership Z lo facciamo prossima settimana. Sì, buonanotte, buonanotte tizio. Quindi, statemi bene, ci vediamo domani sera e grazie a tutti. Ciao 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 ciao. Ciao 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 ciao.